sul mio canale. Oggi volevo parlarvi un po' della mia maturità, perché finalmente, ragazzi, ho finito la maturità. Voi non ci crederete, ma io finalmente mi sento libera. La mia maturità l'ho finita praticamente ieri, che era venerdì. Io non so esattamente voi quando vedrete questo video, perché io sono in fase di trasloco, quindi molto probabilmente lo vedete quando sarò già alla casa nuova. Quindi ieri, che era venerdì, era il 29, quindi ho finito la maturità il 29 giugno. E appunto volevo raccontarvi un po' la mia esperienza anche in base alle emozioni che ho avuto, diciamo, in questi giorni, che sono ancora fresche. E ho deciso di farlo nella mia stanza, perché questa sarà la mia vecchia stanza, perché io appunto mi trasferisco, vado... No, Tobia? Vado nella mia nuova casa e volevo, diciamo, concludere il mio percorso scolastico superiori in questa stanza, quindi sto veramente cercando di fare questo video nel breve tempo possibile, perché devo andare anche a fare un'altra cosa, quindi devo andare a prendere l'autobus, quindi sto tipo correndo come una matta. Iniziamo subito a parlare di questa maturità. Come tutti quanti, ho avuto la prima prova come italiano e mi sono trovata veramente bene, perché ho visto che le tracce erano abbastanza semplici, non era niente di complesso, niente di strano, anzi mi è piaciuto molto. Infatti alla fine ho fatto un articolo di giornale sul, mi sembra era la creatività umana, qualcosa del genere, non me lo ricordo. Comunque era comunque la prima traccia per il saggio breve, l'articolo di giornale, quindi ho fatto quella lì e mi sono davvero, cioè come votazione l'ho avuta anche abbastanza alta, che comunque è andato molto bene. Mentre invece come seconda prova ho avuto psicologia. Ero letteralmente terrorizzata per psicologia. Quindi ci hanno praticamente fatto un argomento che a me aveva particolarmente colpito e quindi io sapevo molto bene. E infatti anche questa prova mi è andata molto bene. Che era sul maltrattamento minorile, quindi mi sono veramente svagata su tutto. Cioè, ho parlato, ho fatto tipo un tema lungo, non so quanto. Però vabbè, dai. Comunque penso che sia andato, cioè è andato molto bene, perché comunque anche all'orale la prof mi ha detto che ho scritto un buon tema, quindi è andato tutto a posto. Mentre invece per la terza prova ho riscontrato un po' di difficoltà, perché avevo matematica e anche inglese, oltre che a tecniche amministrative e cultura medica. Tecniche amministrative e cultura medica sono comunque delle materie con le quali a me piacciono, quindi le ho fatte in maniera anche molto veloce. Mentre invece matematica e inglese ho avuto il tempo, cioè dovevo avere il tempo di poter pensare, e io il tempo non ce l'avevo, perché come tutti sapete la terza prova ha 3 ore, non ne ha tante, e quindi sono andata un po' in confusione, un po' in panico, perché non avevo tempo per poter fare quello che dicevo io, e quindi poteva andarmi meglio, però insomma non è che ho avuto un brutto voto. Poi vabbè, abbiamo avuto il periodo di pausa, perché comunque sono usciti i voti, abbiamo avuto due o tre giorni per poter ripassare per l'orale, e io vi posso assicurare che la sera prima dell'orale non è che ero terrorizzata, non è che io non sapevo niente, peggio. Infatti ho fatto anche un filmato che vi lascio qui, subito dopo di me, dove la notte prima del mio esame, io vi lo giuro, io ripassavo e mi sembrava di non sapere proprio niente, cioè ero proprio tipo... Ma io che dico domani? Cioè, che cosa letteralmente dico domani? E cioè, non so cosa dire, cioè, ero proprio nel dramma. E invece poi... Notte prima dell'orale. Panico. Ho un'ansia assurda e... Ma adesso vado a dormire, perché è davvero davvero tardi. Ho ripassato fino adesso e... mezzanotte 24 e domani saremo diplomate. Yeah. Che ansia, ragazze. Oh mamma, quando rivedrò questo video riderò tanto, perché ora ho tanta ansia, ma sono sicura che quando dopo lo rivedrò l'ansia sarà passata e farò, mio Dio, ma perché ero così ansiosa. Bene, buonanotte e buonanotte, non è un vlog, non fa niente. Futura me, ci vediamo quando sarò diplomata ormai. Per il momento sono ancora immatura, perché la matura ancora la sto affrontando, ma quando rivedrò questo video e quando lo caricherò
saluto la futura me che è già matura e che è già diplomata. Bene, vado a dormire. Ciao, ciao, ciao Francesca Maturanda. Quindi, come avete visto nel video precedente, quella è stata la mia reazione serale prima dell'esame orale. Cioè, non ero agitata per gli scritti, non ero agitata per la terza prova, non ero agitata per, diciamo, le prove scritte, ero agitata per l'orale. Era una cosa che mi ha mandato letteralmente fuori dal pallone, cioè, nel senso, ero fuori. Perché non riuscivo a, cioè, la sera, quando ripassavo, ma anche durante il giorno, mi sembrava letteralmente di non ricordarmi nulla. E io più ripassavo, più non mi ricordavo nulla. E io facevo, no, 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 andrà malissimo, andrà malissimo, andrà malissimo. Poi vabbè, mi sono rilassata, sono andata a dormire. Non ho dormito niente, praticamente. Ho dormito poco e niente. Ho dormito veramente poco e niente, non ho dormito granché, quindi sì, mi sono svegliata così la mattina alle 5 di mattina e ho iniziato a truccarmi, farmi i capelli, cioè ho iniziato a fare tutte quelle cose che normalmente non facevo mai per potermi rilassare. Considerate che alle 6 e mezza, io avevo l'autobus alle 7:25, alle 6 e mezza io ero già pronta e ho detto: che cosa faccio in tutto questo tempo che non so cosa fare? Ripassiamo! E anche lì, dramma, dramma, perché io non riuscivo a ricordarmi nulla e facevo: ma io cosa cavolo dico oggi? Che tra l'altro in tutto ciò io ero la prima. Ma cosa dico, cosa non dico? Alla fine, vabbè, ho preso la bus, sono arrivata a scuola, mi sono un po' calmata. Quando poi sono andata davanti all'aula, ho visto gli insegnanti, mi è venuto un magone, ragazzi, assurdo. Cioè, io ve lo dico, chi dice io rifarei la maturità 200 volte? Ma voi siete masochisti, ma chi rifà la maturità 200 volte? Ma voi siete pazzi, cioè io non la rifarei mai nella vita. Cioè, è stata una cosa che quando sono uscita ho fatto grazie signore, non ne potevo più. Cioè, no, chi dice voglio rifare la maturità è pazzo, cioè è letteralmente masochista. In ogni modo, quando sono arrivata davanti a quell'aula e ho visto tutti i miei insegnanti lì davanti, ho fatto: ok, prepariamoci alla figura di merda. Invece poi no, dai, alla fine mi sono seduta e ho sentito una pace interiore che è arrivata all'improvviso e ho iniziato a parlare veramente come se, cioè, come se tutto quello che avevo fatto prima di quel momento non era mai successo, cioè tutta l'ansia, tutto il, diciamo, il terrore, la paura di non sapere niente era completamente svanita e mi hanno fatto parlare del mio argomento, che era appunto un argomento di cultura medica dove parlavo della figura della levatrice ieri e dell'ostetrica oggi, quindi comunque è un argomento che a loro sembrava molto piacere, quindi mi hanno fatto parlare molto e quindi boh, ho esposto questo mio argomento. Poi mi hanno fatto esporre psicologia, tecniche amministrative, mi hanno fatto fare un esercizio di matematica e poi vabbè, inglese e italiano, che comunque stavano, inglese, italiano e storia, che comunque stavano lì e mi hanno praticamente fatto esporre questo, quello che io avevo portato principalmente, non mi hanno fatto domande extra. Mi hanno fatto domande extra, cultura medica, extra, sempre riguardante comunque il mio argomento che io portavo in primis, quindi comunque la gravidanza, il parto, e le varie sindromi durante la gravidanza, quindi la sindrome tipo fetoalcolica, queste cose così, quindi erano comunque argomenti inerenti al mio progetto, cioè nel senso quello che avevo portato. Psicologia, stessa cosa, mi ha chiesto prima il mio argomento e poi dopo mi ha fatto parlare del metodo Montessori e poi mi ha fatto parlare, non mi ricordo, non mi ricordo, già non mi ricordo cosa mi ha chiesto, è stato ieri, vabbè. E invece tecniche amministrative, boh, a me piace tecniche amministrative, quindi è stato abbastanza semplice. Poi loro, me li immaginavo molto inquadrati, molto severi sull'orale. Invece ho visto che sono stati molto calmi, molto coccoloni, sono stati là proprio tranquilli, che cercavano proprio di sorridere, di far vedere che comunque a loro interessava quello che stavo dicendo. Quindi questa cosa mi ha molto calmata e io infatti li ringrazio per questa cosa, perché se in caso i miei insegnanti mi stanno guardando, salve! E, che comunque questa cosa mi ha molto calmato, rilassato e quindi ne sono molto contenta. E allora, ecco qui, questa è stata la mia esperienza alla maturità. So che il prossimo anno la maturità cambia e
Ragazzi, io vi faccio già l'in bocca al lupo adesso e gli auguri adesso per la vostra maturità del prossimo anno, perché non ho ancora ben capito come si svolgerà e sinceramente ringrazio che Dio che ho fatto la maturità adesso, che comunque un po' tutti sapevano come si svolgeva e quindi grazie. E ricordatevi una cosa, tutti quelli che vi dicono studiate all'inizio dell'anno, fai questo, fai quest'altro, arriva la maturità ben preparata. La maturità non è niente, è solo una cosa molto semplice. Non avrai attacchi di panico il giorno prima, non avrai l'ansia, non avrai. È una grandissima cavolata! Voi il primo giorno della vostra maturità sarete talmente spaventati che non capirete niente, non tanto per gli iscritti, presumo, perché male che vada gli iscritti, cioè saranno easy, ma tanto per gli orali. Ve lo posso assicurare? Se dopo il prossimo anno avete gli orali, perché ancora non ho capito se il prossimo anno avete gli orari oppure no. Ragazzi, sappiate che la notte prima degli orari non dormirete perché penserete solo a una cosa: ripassare, 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 ripassare. E io quello che ho fatto, ho ripassato per poi arrivare lì e essere convinta di non sapere niente. E invece sapevo tutto. Quindi non ascoltate quelli che gli dicono: ma non è niente, è una cavolata, è una cosa che passa velocemente. No, no, io sono sincera, ve lo posso dire da una che si stava facendo prendere un attacco di panico la sera prima del suo esame orale, quindi vi posso assicurare che no, non è una cavolata. È una cosa molto importante che però bisogna affrontarla con tranquillità, calma e razionalità. Quindi mi raccomando, affrontate il prossimo anno la vostra maturità con serenità, impegnatevi durante tutto l'anno, non fate come me che mi sono impegnata solo alla fine dell'anno perché mi ero resa conto che stavo andando male. Quindi mi raccomando, fate le cose con calma, impegnatevi, studiate in modo tale che non vi trovate come me all'ultimo. Oh mio Dio, cosa devo fare? Quindi fate le cose con tranquillità, step by step, in modo che non succeda nulla. Ok, ragazzi, questo è stato il mio video in quest'ultima stanza. La prossima volta che ci rivediamo sarò nella mia nuova stanza e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel thumbs up, iscrivetevi al canale, scrivetemi nei commenti qui sotto in modo tale che possa sapere anche voi se avete fatto la maturità quest'anno, come l'avete affrontata, come non l'avete affrontata, se anche voi siete andati nel panico come me, oppure no. E niente, al prossimo video! Ciao!